forse. Sì, sì. Iniziamo. Intanto buonasera a tutti e benvenuti, benvenuto a Paolo Curtaz. Io sono Don Luca, il parroco di Pastrengo Piovezzano. Questa serata l'abbiamo pensata non come un incontro di preghiera, quindi non è articolato, insomma, come un incontro di preghiera in cui ci sono tanti interventi, tante o preghiere, ma semplicemente volevamo fosse una serata di ascolto e quindi di provocazione, insomma, per questo abbiamo chiamato Curtaz. E all'inizio della Quaresima gli abbiamo chiesto di tenere il titolo della Quaresima, titolo che ha scelto il nostro vescovo per la Quaresima di quest'anno, che è bello per noi essere qui. Ascolteremo dopo il Vangelo da cui è stato preso questo versetto, questo mezzo versetto, però cominciamo lo stesso con una preghiera che trovate sul fogliettino, il Salmo 1 che reciteremo insieme, il brano del Vangelo che è quello di domenica prossima e che poi di cui poi ascolteremo anche il commento. Ci sono anche il coro delle mamme che anima la messa la domenica, si è offerto per appoggiare questa preghiera iniziale, quindi ascolteremo anche un canto iniziale, un canto finale poi. Mercoledì, il giorno in cui abbiamo aperto la Quaresima, mercoledì delle ceneri, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp di una suora che adesso è a Roma, ma era presente qui nelle nostre parrocchie l'altro anno quando abbiamo fatto le missioni parrocchiali.
in queste occasioni, insomma, a volte rimangono delle amicizie, allora anche se passano i mesi e magari passano gli anni, rimangono delle relazioni. Ecco, lei mi ha scritto questo messaggio nel giorno delle ceneri, e il messaggio raccontava una storiella, riportava una storiella, quella di un gruppo di monaci in un monastero, celebrano le ceneri, e il monaco maestro, seduto anche lui lì da una parte, vede che un giovane monaco si alza, si mette in fila per ricevere la cenere e va verso il celebrante tutto piegato, tutto triste, no? Si vedeva che era intenzionata una penitenza proprio esemplare, no? Allora questo qui va, riceve la cenere, e poi il monaco maestro alla fine della celebrazione lo tira da una parte e gli dice: ma perché ti ho visto così tanto triste così? Perché io inizio la quaresima, un tempo di penitenza, insomma bisogna lacerarsi il cuore, no? Insomma, allora lo accompagna, dice: vieni con me, lo accompagna giù sotto nei portici dove hanno i trattori e tutte queste robe qui, per i campi c'è anche un bruciatore, un camino, insomma, e della cenere lì fuori. E dice: vedi questa cenere qua, per cosa serve questa cenere qui? E dice: ma non so, qui è stata bruciata la legna. Dice: ma questa cenere, gli dice il padre maestro, questa cenere serve per i campi, per concimare la terra nei campi. E allora gli risponde così: ci si concima la terra, le ceneri sono il segno che Dio continua a credere in noi. Lui ci concima come terra buona, ci cura perché possiamo portare frutto. È un campo che si prepara a fiorire. Può essere triste? Mi è piaciuta, ma perché era nel giorno delle ceneri, ma mi piace ancora pensarla, questo suggerimento, questa riflessione, pensarla anche per tutto il tempo della quaresima. Il Signore ci chiede una penitenza, magari ci chiede certamente la conversione, ma per guidarci alla risurrezione, per guidarci alla vita, tenendo conto sempre che ci vuole bene. E allora un campo che si prepara a fiorire può essere triste. Io vorrei che ogni volta che prendiamo in mano la parola di Dio non fosse una frustata sulla schiena perché ci troviamo insufficienti, ma potesse essere invece sempre una provocazione, una parola di chi ci vuole più belli, più fioriti, no? Più progrediti, più salvati. Ecco, una serata così, dove mettiamo al centro la parola di Dio, prendiamola come un momento di crescita. E non so se quello che ci verrà detto, ciò che ascolteremo, non so se sarà per noi un peso perché ci troviamo insufficienti, o sarà invece una boccata di ossigeno perché ci troviamo già belli, già pronti. In ogni caso, insomma, la parola di Dio è qualcosa che ci chiama a fiorire, e dovrebbe essere sempre così se è ascoltata nella sua verità e se è maturata nella sua verità. E allora, per questo, fosse questa anche un'intenzione di preghiera, iniziamo la nostra serata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Yeah.
diciamo insieme il Salmo 1. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, che non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore approva la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così una malvagia, ma come pura che il vento disperde. Perciò non si alzeranno le malvagie del giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Vorrei che il Signore venga sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi. Gloria al Padre, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura, e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questo è il figlio mio, eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quel momento non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Devo avere sbagliato serata e conferenza. Qui c'è scritto: «Maestro, è bello per noi restare qui», ma siamo in Quaresima. Dovremmo avere delle facce un po' più tristi, non trovate? Perché noi abbiamo questa brutta idea della Quaresima? Lungo come una Quaresima, si dice. E pensate che gli amici artisti, per esempio quelli che fanno teatro, sapete perché considerano il viola un colore che porta iella? Perché durante la Quaresima erano vietati gli spettacoli per penitenza, e quindi i poveri attori morivano di fame, quindi il viola porta iella. Pensate che bella idea che abbiamo lasciato, che tracce di cristianesimo ridondante e gioioso. Bellissimo l'aneddoto che ha raccontato Don Luca, che avevo già sentito. Lo cenere, in effetti io ho un caminetto in casa, anch'io come tutti, c'è il giardino dietro casa che approfitta di tutta questa cenere per fiorire. Per fiorire. Siamo entrati in Quaresima, questi 40 giorni che tutti gli anni ci concediamo per fare in modo che la nostra anima ci raggiunga, perché noi siamo sempre da un'altra parte. Allora una volta all'anno la Chiesa ci propone e ci dice: «Senti, facciamo così, fermati, 40 giorni, non sono tanti, 10% del tuo anno, fermati, ti fermi un attimo e lasci che finalmente la tua anima ti raggiunga e riprenda possesso della tua vita». Allora intendiamoci, per farlo bisogna non soltanto, permettetemi con molto affetto, tanto domattina parto, non soltanto, che ne so, saltare i dolci, rinunciare al maglioncino in saldo, così poi 50 euro li diamo alle missioni, fatte, per carità. Ma qui è molto peggio, qui ci viene chiesto di convertirci tutti gli anni. Così come Gesù entra a solidare nel deserto, come abbiamo letto ieri, solidare con l'umanità,
Tra l'altro interessante perché Luca dice spinto dallo Spirito Santo, è sempre quando ci avviciniamo a Dio che veniamo tentati. Le tentazioni non sono quella roba che è diventata anche un po' una barzelletta, no? Per cui cose riguardanti un po' il sesso, queste cose, sono ben peggiori le tentazioni. Sono le scelte di vita che dobbiamo fare tutti i giorni e che Gesù stesso fa, mettere il pane al centro, cioè l'ossessione del denaro, dello stare tranquilli, dell'essere a proprio agio, del lavoro, oppure quella della gloria. Chissà cosa pensano gli altri di me, i like, oggi va di moda molto questo, il giudizio degli altri, i miei figli, l'ossessione della gloria, oppure peggio prendere Dio come qualcuno al mio servizio. Gesù supera queste tentazioni, entra nel deserto, fa la sua quaresima, supera queste tentazioni tenendo nel cuore, nel mano e sulle labbra la parola di Dio. Bello, molto bello. Ed è quello che tentiamo di fare questa sera, anticipando il Vangelo che celebreremo domenica prossima. Sì, perché, non so se lo sapete, ma tutti gli anni, sempre, come un orologio, la prima domenica di quaresima sono le tentazioni. Quest'anno leggiamo il Vangelo di Luca nell'anno C, ma sempre la seconda domenica di quaresima si legge la trasfigurazione, la metamorfosis. Ci deve essere un errore, ribadisco, perché la metamorfosi, abbiamo appena sentito, la trasfigurazione parla di gioia, di bellezza, di fascino, di entusiasmo, di innamoramento, di brividi. Che c'entra con la quaresima? C'entra. Probabilmente perché è consapevole di questo rischio che da sempre la Chiesa, appunto, mette alla seconda domenica di quaresima il Tabor. Per dirci, senti, non è che fai la faccia da funerale adesso, non è che entri nel deserto per poi dire quanto sono stato bravo al venerdì non ho mangiato la carne. Non è per questo. Tu stai entrando nella quaresima, tu fai ascesi, una bellissima parola greca che significa allenamento, per arrivare sul Tabor. Perché è vero che nella vita, non so voi, ma a me succede che siamo talmente presi dalle cose da fare, dalle preoccupazioni, la vita familiare, il lavoro, le scadenze, le tasse, i problemi di salute, i figli, la parrocchia, che alla fine ci dimentichiamo che cosa ci stiamo a fare su questa terra. Allora abbiamo bisogno di allenamento, di allenare l'anima. Come vi dicevo, la quaresima è permettere che la nostra anima ci raggiunga. Interessante perché nelle tentazioni di ieri abbiamo sentito Gesù che affronta, e adesso il commento è sulla trasfigurazione, ma due parole le devo dire su questo. Gesù davanti a sé ha molte scelte. Entra nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica per decidere in che modo fare il Messia. Quello che lui fa è una scelta pastorale, raduna il consiglio pastorale e decide. Gesù ha detto di annunciare il Vangelo, ma non ha detto a che ora fare il catechismo. Lo dobbiamo decidere noi. E se farli e come farli. Gesù sceglie che Messia essere. E la sua scelta sceglie, come tutti noi scegliamo che persone diventare, la sua scelta ha un indirizzo ben preciso. Ho riflettuto molto ieri pensando che in fondo l'avversario, il demonio, non fa delle proposte così stupide a Gesù, sono credibili. Il male si presenta sempre come qualcosa di positivo. Io per primo avrei detto a Gesù, ma curati un po', tieni un po' su, un po' di ricostituente, non far così, penso qual pane. Ha ragione il demonio quando dice a Gesù, ma qualche compromesso lo dovrei pur fare, no? Cioè, cosa vieni qui tutto da solo? Devi pur incontrare i potenti del tempo, gli scribi, i sommi sacerdoti, i sadducei, la gloria, giusto? Poi, onestamente, dai, ha ragione. Se Gesù si fosse buttato dal punto più alto del tempio e gli angeli lo avessero preso al volo, ma è presente quanta gente? Dai, se adesso cominciassi a lievitare, domani qui c'è molta più gente, o no? Insomma, il demonio ha sempre proposte convincenti. Peraltro cita la parola di Dio che conosce meglio di noi. E Gesù invece sceglie di essere un Messia diverso, che non sarà ossessionato dal pane, che non cercherà la gloria, anzi si farà tanti di quei nemici che alla fine finisce in croce, e che soprattutto non vuole trattare Dio come se fosse un pagliaccio, un fenomeno da baraccone.
Ok. Ah, tra le righe. Se vi ricordate che Dio ieri è venuto a messa, ha fatto bene, ha sentito che Luca è l'unico che aggiunge che dopo aver esaurito ogni sorta di tentazione, il demonio se ne andò per tornare al momento opportuno. Il momento opportuno sarà fra 40 giorni, il venerdì santo, quando nell'orto degli ulivi Gesù, solo come un cane, avrà l'altro lì che gli va a dire: te l'avevo detto, te l'avevo detto. Ebbene, questi 40 giorni a noi, grazie al cielo, non è chiesto di scegliere che messia essere, ma che persone siamo diventati. Non quello che gli altri si aspettano da noi, ma quello che siamo veramente. E per farlo, permettetemi, abbiamo bisogno di ascesi, di allenamento, di fare un po' di spazio. Parecchi anni fa, l'altro millennio, facevo servizio in una parrocchia, io sono valdostano, a Courmayeur, e al mattino incontravo sempre, al mattino presto mi alzavo, prima che si alzassero i turisti, incontravo sempre un ragazzone che qualche anno più di me, che pedalava sulla mountain bike, un ragazzo molto in gamba, che si chiama Marco Alvarello, che poi ha vinto anche una medaglia d'argento o di bronzo alle Olimpiadi come fondista. E lui per contratto mi diceva, perché io lo vedevo alle 7 della mattina a faticare, cioè, che fa, non c'era niente. E lui diceva che per contratto con gli sponsor lui doveva 330 giorni all'anno, quindi fare o 30 km di fondo o 60 km di bici, tutti i giorni. E io ho capito come si diventa olimpionici, campioni olimpionici. È qualcosa del genere quello che possiamo fare, grazie al cielo, senza prendere la mountain bike e fare 30 km. Però è inutile che ci lamentiamo di non essere felici se non dedichiamo tempo alla nostra anima. Dai, è inutile che ci lamentiamo che Dio c'è, chissà cosa fa, chissà cosa vuole da me, se manco ci sediamo ad ascoltare. Ecco perché la Quaresima, questi 40 giorni, sono un dono prezioso. Allora capite che i suggerimenti che da sempre i cristiani danno, queste piccole attenzioni che possono essere utili e che sono sempre le solite tre, preghiere, lemosina e digiuno, non sono male, perché lo capiamo da soli, che se tutti i giorni si mangia come se fosse Natale non è più Natale. Lo capiamo da soli, che se non c'è più nulla che distingue nella mia vita i giorni feriali dai giorni festivi, non è più né festivo né feriale. Se in Quaresima noi non riusciamo a porre un argine, a crearci una bolla, e costa fatica, ascesi, allenamento, come fare 30 km di bici, allora certo che poi è un po' difficile non farsi passare addosso la vita. Preghiera, elemosina, digiuno. La preghiera spero che la facciate un po'. Io do sempre il consiglio 5 minuti al giorno. Fatelo, mica poco. In un giorno ci sono 1440 minuti, vi restano 1435 minuti per fare tutte le cose essenziali da fare anche oggi, ma 5 minuti, sì, in cui alziamo il tombino che sta sotto i nostri piedi e sotto vediamo l'oceano, perché questa è la preghiera, non fare l'elenco della spesa, vuol dire aspetta Signore, cosa è successo oggi? Ok, tre cose per cui ringraziare, 1, 2, 3, tre persone da fidarti, 1, 2, 3, tre cose di cui chiedere scusa, 1, 2, 3, finiti 5 minuti. E la vostra vita e la mia vita cambia. Allora può essere un'idea, farlo nel segreto della nostra stanza, raccomanda Gesù, che è un po' allergico all'ipocrisia. L'elemosina, i padri della Chiesa dicevano, Don Luca lo sa, copre una moltitudine di peccati. L'elemosina vuol dire che tu ti accorgi che sei in una situazione tutto sommato privilegiata, senza sentirti in colpa, te sei guadagnato i tuoi soldi, dai. Però ti accorgi che c'è qualcun altro magari che si pone molti problemi. Come dico sempre ai miei giovani, ma vedo che non mi ascoltano volentieri, capisco il perché, pensate che su 7,2 miliardi di persone che ci siamo oggi, uno più o meno, per almeno in questo momento un sesto dell'umanità, il problema di domani è chissà se l'altro. Il problema, non ce n'è un altro. Quindi l'elemosina attraverso canali sicuri e tutto può essere un modo simpatico.
magari senza fare la lista di chi ha dato cosa, che è sempre un po' contro il Vangelo. E poi il digiuno. Vabbè, io ho alcune persone molto attente alla linea che non vedono l'ora che arrivi la Quaresima. Va bene, allora certo, 69, se fa anche bene alla salute, la glicemia, pasta salami, colesterolo, va bene. Muoio un po' di fumare. Quando facevo l'animatore molti anni fa, c'era un ragazzo tutto entusiasta che si era avvicinato alla fede. Che io ha detto, è arrivato da me e dice: ah, io come fioretto morto in quaresimale smetto di fumare. Dico, beh, una buona idea, mi sembra un po'. No. 3 giorni dopo è arrivata la fidanzata. Dice: ti prego, convincilo a riprendere a fumare, perché è diventato una bestia, è nervosissimo. Ci sono molte forme di digiuno, dal pettegolezzo, vieni, 40 già, senza dire niente di male degli altri, preferisco saltare 10 pasti. Adesso io ho diversi amici un po' fricchettoni, un po' strani, alcuni milanesi, non che milanesi però, alcuni sì. E, beh, è autentica sta roba, a certi livelli di manager eccetera eccetera fanno i corsi, i training per spegnere il cellulare, sul serio, fanno una giornata di disintossicazione dai social e dal cellulare e pagano anche, perché ecco, potrebbe essere un'idea, ma non la notte spegnere il cellulare, ma se mi chiama la bisnonna, ascolta, quando non c'erano i telefoni come facevano, la gente muore lo stesso con o senza di te. Non accampiamo scuse, ma se stacchiamo il cellulare per giocare con nostro figlio, se stacchiamo il cellulare per leggere un libro, se per un giorno a settimana non guardiamo il telegiornale, per occuparci degli altri, e non per dire, quanto sono bravo. Preghiera, elemosina, digiuno, sono i modi per fare allenamento e arrivare lì, alla metamorfosi. Metamorfosis è il termine che noi traduciamo con trasfigurazione, sapete che i Vangeli sono scritti in greco, che era l'inglese al tempo. Ed è interessante perché prima a parlarcene Marco, peraltro il primo Vangelo a essere stato scritto, e poi dopo di lui Matteo e Luca, Giovanni no, perché lo dà per scontato che l'abbiate letto. E cos'è successo? E poi andiamo a riprenderlo perché è bellissimo in Luca le distinzioni. Cioè, sempre guardare, poiché Matteo e Luca copiano paro paro Marco, è più interessante notare le differenze che non le somiglianze. Beh, succede che questi tipi, molto diversi fra di loro, discepoli e discepole, ormai da diverso tempo seguono Gesù. Gesù ha iniziato la sua predicazione da rabbi, da rabbino, nei dintorni del mare di Galilea, cioè il lago di Tiberiade, ma solo Marco lo chiama mare, in realtà è un lago, grande, ma è un lago. E lì ha raccolto attorno a sé un po' di gente, di alcuni sappiamo il nome e il mestiere, pescatori, l'esattore delle tasse, di alcuni conosciamo un po' il temperamento, il carattere, Natanaele, ricordate? Natanaele di Cana di Galilea, quello linguacciuto. Filippo, il cui nome denuncia probabilmente una provenienza dal mondo greco, del periodo ellenistico di Israele, eccetera, eccetera. Ma anche delle discepole, Maria di Magdala, Susanna, Maria di Cleope, e alcune che seguivano Gesù nel gruppo. Mi sono sempre chiesto che fascino dovesse avere Gesù che non girava con l'aureola, però aveva una tale intensità, aveva una tale fascinazione, parlava di Dio in maniera così autorevole da spingere le persone a lasciare tutto a seguirlo, mica male. Però Gesù non aveva scritto solo un profeta in fronte, e neanche solo Messia, anzi l'ultima delle cose, né tantomeno solo Dio. Allora, questo uomo di Dio, questo rabbi, rabbino, maestro così particolare, questo profeta, forse, chissà, come dice la gente, Giovanni Battista che è risuscitato, affascina. Ed è interessante perché a metà del percorso c'è questo episodio. Tradizionalmente, a partire dal IV secolo d.C., è stato individuato questo monte. Io sono appena tornato da Israele, quindi una settimana fa ero sul Tavolo, però ho visto la nube, perché c'era un vento terribile, pioveva, non ho visto la gloria, solo la nube. E molto bello, tra l'altro, un parco nazionale, quindi è intatto, si staglia sulla pianura,
Gesù prende con sé solo tre dei suoi, Pietro, Giacomo e Giovanni. Ah, una volta al catechismo, ci sono catechisti che vedo. Sì. Allora dicevo ai bambini, allora, chi sono i tre che vanno con Gesù? Giacomo, Giovanni, Aldo, Giacomo e Giovanni. No, ragazzi, tra l'altro, non l'ho raccontato una volta, Giacomo Coretti, quello piccolino con gaffette, a casa a Gressonella, nelle mie parti, allora è spesso lì. Un giorno gli dirò questa roba qua del catechismo, quanti danni hanno fatto, non scherzo. Perché loro tre, perché sono tre che Gesù ha voluto vicino a sé nei momenti più particolari, sul Tabor, a Getsemani, quando risuscita il figlio della vedova di Nain. Quasi come se Gesù desse per scontato, drizzate le orecchie, che è normale nel discepolato che ci siano dei cammini diversi, che qualcuno è più pronto per fare qualche esperienza un po' più forte, qualcuno meno. E cosa succede su quella montagna? Poi rileggiamo il testo, facciamo una lezione approfondita di questo testo, che loro lo vedono cos'è veramente, chi è veramente. Ora io voglio subito chiarire una cosa. Non è che Gesù, come un supereroe, come Clark Kent, si toglie giacca e cravatta e sotto il suo costume da Superman. Non è questo. Gesù non toglie la maschera ed è luccicante, ma è il loro sguardo che cambia. Gesù è lo stesso, ma è il loro modo di vederlo che cambia finalmente. Cosa è scattato in loro non lo sappiamo. Ma se ci pensate, la bellezza è in chi guarda, non in cosa guarda. Pensate quando vostro figlio, vostra figlia innamoratissimo per la prima volta, 16 anni, è venuto a dire: ah, ho conosciuto, mi sono fidanzato, mi ammare. Poi fa vedere la foto, pure il contratto, sì, per carità, carino, eh. Però è lo sguardo dell'innamorato che rende bello l'amato. È lo sguardo di chi va avanti. Scuole superiori avevo un compagno di classe simpaticissimo, Alessandro, che un giorno mi ha portato sulla collina di Aosta, mi ha fatto vedere un prato, mi ha detto: ho appena comprato questo prato, bravo, appena avrò i soldi, eravamo in quinta superiore, costruirò una casa. E ha iniziato a spiegarmi di qua la veranda, di zona giorno, di zona, non c'era nulla, però nel suo sguardo c'era già tutto. Ecco lo sguardo dei discepoli che cambia. Sapete, noi possiamo fare i cristiani tutta la vita senza mai incontrare Dio. Noi possiamo anche essere bravi cristiani tutta la vita senza mai incontrare Dio, neanche sfiorarlo. Perché il nostro sguardo è uno sguardo ancora legato ad altro che non a Lui. Ebbene, su quel monte avviene questo. Ed è bello che tre Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, ne parlano, raccontano di quello che loro hanno vissuto, di quello che c'è stato nel loro cuore. C'è un momento nella nostra vita in cui Gesù, che abbiamo frequentato tutta la vita venendo a messa fin da quando eravamo piccoli, d'improvviso diventa una persona viva e reale davanti a noi, nell'anima, nessuno abbia le apparizioni, Dio ce le scampi. E d'improvviso dici: e se fosse tutto vero? Non perché lo dice un prete, non lui che è pagato per me. Questo noi pensiamo. Ma se veramente Gesù fosse il rivelatore del Padre e di quello che io sono, se fosse la manifestazione di Dio, potrebbe valere la pena. Una seconda cosa introduttiva prima di leggere, per me molto 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 importante, per quello che dico abbiamo sbagliato il Vangelo, invece no, e sono contento che il vostro vescovo l'abbia scelto come tema di Quaresima, che è quello della bellezza. La bellezza, la bellezza. Abbiamo perso la bellezza nel nostro mondo, vero o no? Si confonde il bello con il lussuoso, che è anche lì. Pensate quando abbiamo smarrito il senso del bello. Vi viene in mente qualcosa di bello? Costruzioni belle. Andiamo a vedere ancora le cose costruite dai romani o nel Rinascimento.
io sono un po' birichino, un po' polemico, ma mi avete fatto venire per questo, mi ha detto Luca, per provocare. È la parola che provoca, non io. Cosa darà il ventunesimo secolo alla storia? Cosa darà? Banche e aeroporti, giusto? E centri commerciali, ma sono meno belli. Le banche sono belle e gli aeroporti no. E gli hotel a 7 stelle? No. Certo, i nuovi idoli, le nuove divinità. Vabbè. Però pensate quanto... Beh, voi vivete... Parlo quelli di Pastrengo. Vivete in posti bellissimi, no? Cioè, adesso, onestamente, che un valdostano dica questo, capite? Veramente belli. Pensate essere nati in una periferia di una grande città. Io giro molto l'Italia. Devo dire con onestà che a volte sono in posti in cui davvero con affetto penso alle persone che stanno lì sempre. Dico, ma come fai a essere felice qui dentro? Sono brutti posti trascurati, poveri, in cui non c'è armonia. Sono brutti posti inquinati, sono brutti posti invasi da costruzioni. Sono brutte le nostre parole. Brutti i nostri giudizi, brutti gli articoli che leggiamo sui giornali, brutte le notizie che ascoltiamo, vero o no? Non se ne può più. Tutti incalliti, incattiviti, arrabbiati, tutti vittime, coperti degli altri. Sono triste per colpa tua, ma sei scemo. Ma sei scemo. Ma svegliati. Non voglio fare il depresso, ma voglio essere realista e chiedere l'impossibile, come diceva Camillo. Come possiamo vivere bene se continuiamo a coltivare la bruttezza? Confondiamo la bellezza con l'uso, l'ostentazione. Oh, se avessi soldi. Quando mio figlio era un po' più piccolo guardavamo spesso sul satellite dei documentari, no? E il tema era sempre quello, far soldi. La ricerca dell'oro, oppure vendere delle case. Però vinceva chi guadagnava di più, sempre. E questo è il messaggio che riceviamo continuamente. Non so, certo che si sta meglio se uno non ha la preoccupazione di mangiare, di spandere, di vestirsi, che scoperta. Ma confondiamo la bellezza col lusso. Eppure pensate quanto saremmo disposti per essere amati. Le industrie cosmetiche, la chirurgia estetica vive sul nostro desiderio di essere accolti da qualcuno. Siamo disposti a fare qualunque cosa più o meno. Anche se non lo diciamo, ma sì, ma è giusto, è normale. La bellezza è dentro di noi, è un richiamo fortissimo. Ebbene, vi dico tutto questo perché questo Vangelo ci dice una cosa semplice. Il Dio di Gesù Cristo è bellissimo. La fede è la cosa più bella che ci possa succedere nella vita. Incontrare Dio è la cosa più bella che vi possa succedere nella vostra vita. Questo ha il coraggio di dire il Vangelo. E io stasera ve lo ripeto, e Don Luca ve lo dice con la sua vita e il suo ministero. È bello per noi restare qui. Perché dico questo? Perché un po' siamo abituati, non so voi, non vi conosco, non mi permetto, però un po' siamo abituati a pensare che credere sia una cosa giusta, mi hanno sempre insegnato così, doverosa, metti che poi Dio esista davvero, sai che fregatura. Giudicata bene, sempre meno così. Anzi, oggi essere cristiani, buonisti, si peccherà del buonista anche Dio prima o poi. E lui è il più esagerato di tutti. Ma non ci viene in mente di raccontare agli altri che credere è bello? E attenzione, non con le parole, ma con i fatti. Esiste, è vero, una corrente molto profonda nella storia della Chiesa che dice questo, la bellezza di Dio. L'abbiamo un po' dimenticata. L'abbiamo un po' dimenticata. Le nostre liturgie, le nostre preghiere, il nostro modo di essere cristiani. Ora, intendo dire, io chiedo scusa, magari qualcuno qui in mezzo ha avuto una vita segnata dalla sofferenza e mi scuso, è ovvio che se uno è stato bastonato e condannato non è poi tanto allegro che peraltro non è detto. Ma tutti. Io lo dico con grande sofferenza, come padre di un figlio adolescente, mi chiedo se a volte
non ci lamentiamo inutilmente del non vedere i nostri giovani in chiesa. E dico, ma ci siamo guardati. All'uscita dalla messa, non qui, un'altra parte. Avete l'impressione della gente che ha ben incontrato Gesù risorto? Finito finalmente. Don Luca oggi non lo mollava più, lo sta prego. E sti calami. Lo metto sopra la messa. Per carità, va bene. Il messaggio che dice la trasfigurazione è un altro. Tu ti puoi innamorare di Dio solo quando ne scopri la bellezza. E qualunque bellezza tu sperimenti nella vita, di un innamoramento, di una donna, di una buona azione, di un'opera d'arte, di un tramonto, qualunque bellezza, altro non è che riflesso e indizio di quest'altra bellezza. E come dice giustamente un grandissimo teologo della storia della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, ciò che è immensamente bello è anche immensamente vero, immensamente giusto. Invece che continuare anche con i ragazzi è difficile, difficile. Ma mi piacerebbe, io sogno una chiesa non superficiale, intendo dire, non che ci facciamo il lifting, ma che torna a essere la bella sposa che Gesù ha desiderato. La sposa di Cana, la figlia di Sion, incorruttibile, non piegata dagli scandali, dalle piccinerie, dalle fatiche, dall'abitudine, che peso che ha avuto la storia sulle nostre spalle. E forse, come dice bene Papa Francesco, in questo momento tutto questo scrollio ci farà del bene, per tornare a essere i testimoni del bellissimo. Vi racconto un aneddoto e poi rileggiamo un testo, però vi ho fatto l'introduzione per leggere bene questo testo. Ho seguito i lavori di una chiesa nella mia regione, una delle chiese, mi occupavo dei beni culturali, e era una chiesa settecentesca, bella, di un piccolo paesino di 200 abitanti. E poi a un certo punto il parroco, che era un tipo così qua, nel 1854 decise di farla affrescare. Però uno, non c'era molta gente che girava, due, non c'era molti soldi, ha chiamato un bianchino sostanzialmente. Bravo, ma non tanto capace. Però ha fatto un neogotico così. Allora decidemmo di restaurare quel neogotico, perché comunque era una testimonianza. E uscirono fuori delle sorprese incredibili. Per esempio, Regno San Giorgio, Parco Nazionale Gran Paradiso, 200 abitanti. Lui fece fare molti scritti in ebraico. Immaginate quanta gente leggesse l'ebraico. E in greco. E a un certo punto un giorno il restauratore mi chiama, la restauratrice, la Cristina, mi dice: vieni a vedere, avevamo smontato le canne dell'organo che erano state ampliate alla fine dell'Ottocento. Quindi dietro le canne dell'organo, di fronte, c'era una scritta in greco che erano coperte dalle canne, ma quando è stata rifatta la chiesa c'erano, quindi probabilmente era voluta dal parroco. E quella scritta la poteva vedere solo il parroco. Quando celebrando l'altare, quelli diversamente giovani se lo ricordano, poi il prete si girava per fare l'oremus. Quindi dall'alto dei gradini lui solo riusciva a vedere lassù. Bello. Mi sembrava una roba da bravo. Zeu Callisto Kai Megisto, aveva fatto scrivere. Zeu Callisto Kai Megisto. Al Dio bellissimo e grandissimo. Al Dio bellissimo e grandissimo, Callisto, Kai Megisto. Mi è emozionato. E penso che un po' lì dobbiamo tornare. Io non so concretamente come. Seguire la liturgia, fare dei canti è già un bel modo. Cantare bene è un altro bel modo. Tenere una chiesa calda, in ordine, pulita, illuminata è un bel modo. Fare una liturgia vivace è un bel modo. Ma anche come si accolgono i bambini. Anche come si accolgono quelli che non vengono mai in chiesa, che vengono pieni di sacramenti, che uffa, ecco, no, caspita, che bello che sei qui. C'è un modo bello di essere cristiani, anche se è una vita chiarata, ma c'è un modo bello di essere cristiani.
Ed è bello solo se sei in contatto continuo con la bellezza di Dio. Veniamo al nostro testo, l'avevo letto. Ci sono alcune cose da notare subito. La prima è che se siamo un pochettino esperti, ma anche senza essere troppo, vuoi che una vaga memoria delle lezioni di catechismo vi ricordate, uno legge questo e subito gli viene in mente un'altra montagna, un altro uomo di Dio e un'altra situazione, Mosè sull'Ore, quando Dio consegna le tavole della legge, ci sono tutti gli elementi, il tuono, la nube, c'è tutto. Curioso perché Luca non è un ebreo, è un greco, quindi lui quelle cose manco le sapeva. Però copia Marco chiaramente fa il parallelo fra Gesù e Mosè. Quindi si dice tecnicamente una teofania, un modo che Dio ha di presentarsi, di raccontarsi all'umanità. Ebbene, le differenze, andate poi a vedere se volete, perché è curioso vedere le differenze. In cosa si differenzia Luca? No, prima in cosa assomiglia, perché vi tengo sulle spine. In cosa assomiglia? C'è Gesù, d'improvviso si trasfigura, cioè loro lo vedono in un altro modo, accanto a sé ha Mosè e Elia. Curioso che lo dica Luca, perché Luca parlava dei greci che non sapevano niente del Primo Testamento, ma per un ebreo sentire questa roba veniva la pelle d'oca. Mosè, la legge, Elia, il più grande fra i profeti. Cioè come se Gesù trasfigurato, cioè visto veramente per quello che è, Gesù visto davvero per quello che è, non un grande uomo del passato, non uno che ha fatto tanto bene poi poverino l'hanno ammazzato, non uno che poi la Chiesa l'ha stravolto e l'ha fatto diventare Dio, ma ciò che Gesù pretende di essere, questo dicono gli evangelisti alle loro prime comunità, alle loro prime parrocchie, è confermato dall'Antico Testamento, dal Primo Testamento, da Mosè e da Elia, dalla legge dei profeti, che confermano, è proprio lui. Poi questa nube che avvolge, è presente in tutti e tre. Vi dicevo un chiaro riferimento alla famosa nube che avvolge il monte di Dio Ore, ma anche la nube che teneva separati gli egiziani coi carri dal popolo che scappava. E questa colonna di nubi per gli egiziani era tenebra, per gli ebrei era luce, bellissima. Ma anche, mi viene da dire, leggendo un po' la storia di come è stato interpretato questo brano, una corrente, adesso farò un po' difficile per far vedere che ho studiato, che vi dovete rispetto ora, ma ve la spiego. Una corrente di avvicinamento a Dio, perché Dio si avvicina da diverse parti, abbiamo parlato della bellezza, ma questa nube a volte è stata interpretata da alcuni padri della Chiesa, in particolare nel Medioevo, come la nube della non conoscenza, si chiama teologia apofatica. Cioè che noi possiamo dire questo, noi possiamo parlare, riflettere di Dio, avvicinarci a Dio, e a volte ci avviciniamo talmente tanto che non abbiamo più niente da dire, ci mancano le parole. Adorare, la parola adorare, facciamo adorazione, ad ora, portare la mano alla bocca. Questo è adorare. Cioè c'è un momento in cui tu sei stordito. Allora capiamo perché tutti e tre i Vangeli sinottici parlano della paura che prese i tre apostoli. Il timore di Dio non è la paura della punizione divina, quella è la roba che abbiamo noi nel nostro cervello baccato. Il timore di Dio è la paura di perdere il suo amore, perché noi ne siamo lontani. Come quando sei tanto innamorato di una persona, o vuoi tanto bene a tuo figlio, che l'unica paura che hai è di perderlo. Ecco, questo è il timore di Dio. Ebbene, Pietro, Giacomo e Giovanni, davanti a quella nube della non conoscenza, sono talmente sterefati da avere paura di quello che sta succedendo. Quando ci si avvicina a Dio veramente, quando per un attimo nella nostra vita, passeggiando sul lago, o facendo un giro, o in un tramonto al mare, fate voi, abbiamo veramente la percezione di cos'è il figlio dell'uomo perché te ne ricordi. Cos'è? Cos'è? E a volte ci fa bene ricordarci questo, sapete, non per giocare a fare i cattolici che dicono, oh, come sono depresso, sono tanto umile.
ma per ricordarci che siamo polvere che Dio riempie di gloria. Lo racconto in molte conferenze perché fa molto ridere, non voglio essere troppo serio stasera. A volte avere il senso del limite aiuta. La Quaresima dovrebbe aiutarci a avere il senso del limite. Allora io faccio un esercizio per me, ma penso possa far del bene anche voi, ok? Quando è presente la giornata storta, no? Cioè, la giornata storta ha una caratteristica che va sempre peggio, per esempio. Che tu quando non ne puoi più succede ancora qualcosa, giusto? Ci sta. Qualche anno fa, nella mia diocesi, hanno organizzato una serie di conferenze Scienza e Fede. È venuto un astrofisico. Conferenza di 1 ora e 40 minuti, con le slide, sulla creazione dell'universo. Non ho capito una parola, niente. Ma ho capito due cose. Ho capito che, vediamo se ne ricordo bene, perché poi ho letto un altro articolo che era ancora più grande. Ho capito che nell'universo conosciuto, ci sono 400 miliardi di galassie, va bene? E che in ogni galassia ci sono fra le 400 e i 500 miliardi di stelle. Quindi il pianeta solare, la cui stella è il Sole, è una di 400 miliardi di una galassia di 400 miliardi. Fate voi capo, va bene? E la seconda cosa che ho scoperto, che mi ha stupito ma mi ha entusiasmato, che dell'universo da noi conosciuto noi sappiamo solo un 4%, cioè il 96% dell'universo non sappiamo neanche di cosa è fatto. Io chiedo scusa se ci sono gli appassionati, l'ho detto da un po' da... Ok? Quindi attenzione, adesso fate senso del limite. 400 miliardi di galassie, 400 miliardi di stelle, il 96% di materia dell'universo non sappiamo neanche di cosa è composto, e Dio ce l'ha con me perché non trovo parcheggio. Prego. Dio ce l'ha con me perché io oggi non trovo parcheggio. Ok. A volte quando, come dice Sant'Agostino, rafting fugacemente, abbiamo la percezione della misura del peso di Dio, ci fa bene. Ci dice, mamma mia Signore, eppure io qui dentro ho un progetto, tu mi hai pensato, mi hai tratto dal nulla. Tutti e tre gli evangelisti parlano di questa confusione che prende i tre apostoli e dell'iniziativa di Pietro. Con questa frase che dà titolo alla nostra meditazione e al vostro cammino quaresimale: Maestro, è bello per noi restare qui. Che bello. Spero vi sia successo nella vita di dire che bello. Non avrei mai voluto finire quel momento di preghiera, non avrei mai voluto andare via da questo posto. E poi aggiunge, facciamo tre tempi, una per te, una per Mosè, una per Elia. E loro dormono ovviamente per terra, perché... Però c'è un'interpretazione un po' birichina che dice, Pietro come sempre vuole sistemare le cose, vuole organizzare. Ma è tutto fuori controllo, è tutto oltre, tutto dopo. Ed è interessante perché comune a tutti e tre gli evangelisti c'è questa voce, lo dovete immaginare le trombe, però questo messaggio che è, questo è mio figlio redento, ascoltate, ascoltate. Cioè noi possiamo fare esperienza della bellezza di Dio soprattutto attraverso l'ascolto, ascolto della parola, ascolto meditato della parola, la riflessione. Questo ci interroga sul nostro modo di ascoltare Dio anzitutto. Non so voi, ma a volte io dico, Dio dove sei? E poi non sto ad ascoltare se mi rispondi. Perché non ti occupi di me? Ma veramente sono qua, no, tu stai zitto, Dio dove sei? Ma anche la qualità dell'ascolto fra di noi è diventato così difficile ascoltare. Io sono un po' logorroico, chiedo scusa quando sono con gli altri, tendo a prevalere perché sono un po' concentrato. Però immaginate in una relazione di coppia, non ci si ascolta più, tanto tu sai cosa dice l'altro, oppure lo interrompi, non vuoi perdere tempo. La qualità dell'ascolto potrebbe essere un bel fioretto durante la Quaresima, sta per scattarti la risposta, stai zitto,
finisci di lasciar parlare l'altro, ascolti veramente cosa ha da dire. Non è giusto o sbagliato quello che dice, è ciò che pensa, sono le sue emozioni, vanno accolte, rispettate, ascoltate. Signore, noi ti vogliamo ascoltare. E poi un'altra cosa, e poi finalmente dico le due cose che differenziano in Luca. Qui è appena accennato il greco in un altro giro, però qui dice: appena la voce cessò, restò Gesù solo. Marco, che prima di avere scritto, dice: e non videro più nessuno se non Gesù solo. E mi piace, forzando un po' la parola, dire: è vero, quando noi facciamo esperienza della bellezza di Dio, vediamo solo più Gesù. Delle cose che facciamo, degli incontri che abbiamo, ci viene automatico di default vedere il Signore in tutte le cose. Vero. In cosa allora si differenzia Luca? In due cose interessantissime. La prima: che la trasfigurazione solo in Luca avviene mentre Gesù sta pregando. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Il Vangelo di Luca è tutto intriso di preghiera. Il battesimo che abbiamo letto all'inizio del mese di gennaio, dopo il battesimo Gesù stava in pregando, scese su di lui lo Spirito Santo, vedete? Il Vangelo di Luca è il Vangelo della preghiera. Gesù è continuamente in preghiera. Come dire, ed ecco una cosa bella, e poi tiro le conclusioni di questa meditazione, come dire: ma guarda, se vuoi scoprire la bellezza di Dio, una strada può essere quella della preghiera. Preghiera che ti devi organizzare, devi imparare, ti devi far aiutare, fatta di silenzio, di ascolto, di un salmo. Imparare a pregare è una cosa bellissima. Che non vuol dire dire delle formule, poi certo può anche dire delle formule, però un percorso molto ampio, e la preghiera ci aiuta a percepire la bellezza di Dio. La seconda cosa che ha solo Luca è questa: ci dice di cosa stanno parlando. Di cosa stanno parlando Gesù, Elia e Mosè? Ed ecco, due uomini conversavano con lui, erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Caspita, Gesù sul Tabor trasfigurando sta parlando della sua morte. Oh, a me non verrebbe in mente, se qualcuno mi venisse a dire: ma non va mica tanto bene, siamo avanti così, finisci male, ammazzala. Ma a me non viene in mente di pensare alla bellezza. A Gesù sì. Potremmo quasi dire che esiste una stretta interconnessione fra queste due montagne, il Tabor e questa piccola increspatura, questo pezzo di roccia che non è stato utilizzato perché è fallato, questo piccolo escrescenza di roccia, il Golgota, non più alto di 2,50 m. Ma c'è un rimando: il Tabor richiama il Golgota richiama il Tabor. Non esiste una vita fatta solo di bellezza e di trasfigurazione, perché l'amore è anche quello più bello e più puro, poi fa i conti con la fatica. E non esiste una fatica che non aspiri alla bellezza, altrimenti è una fatica inutile, autolesionista e vittimista. Golgota e Tabor sono i due monti della Quaresima. Saliamo sul Tabor per avere il coraggio di arrivare sul Golgota, ma non per fare poi crocifissi che a noi piace tanto, ma per vedere l'appeso, l'innalzato, che attira tutti a sé, che è un'altra cosa, ma è un'altra meditazione. Concludo. Ecco, mi sembra che iniziare la Quaresima in questo modo possa veramente un po' cambiare la nostra vita. Io butto un sasso nello stagno a partire dalla parola che medito per me, non per voi. Ricuperare il senso della bellezza, fare argine, la preghiera, immaginare che
davvero il mio rapporto con Dio potrebbe cambiare, migliorare completamente, non perché io sono un bravo ragazzo. Davvero, continuiamo a ragionare con delle categorie che ci allontanano da Dio: giusto o sbagliato, buono o cattivo, in colpa o non in colpa. Gesù è venuto per superare tutto questo e non gli si è tornati dritti dentro. Che tristezza. Il Signore non muore in croce per farci sentire il colpo, ma per dirci quanto ci ama. Che non sta scherzando, che non fa i bei discorsi, ma che è disposto ad amarmi tanto da morire. Allora vorrei davvero che, mi è piaciuto molto quello che ha detto Don Luca all'inizio, non ci siamo messi d'accordo, cioè accogliere la parola, non come dire, come il manuale ci dice come fare, bravo ragazzo, bravo cristiano. Anche lì, quando uno mi viene a dire non sono un buon cristiano, mi piacerebbe incontrare uno che un giorno mi dice: salve, sono un buon cristiano. Però c'è una fisima nostra questa. Il Signore non ha bisogno di giusti, ha bisogno di figli. Vuole dei perdonati, non dei perfetti. Quello è un'altra. Allora siamo disposti anche a fingere, ma davanti a Dio non si finge. Siamo quello che siamo. Pietro, Giacomo e Giovanni non ci saranno sotto la croce, nonostante il tavolo. Allora concludo con questa annotazione. Anni fa, scrivendo un librettino e commentando questa cosa qua, giocavo sul termine Tabor. Sapete, il Tabor anni fa, adesso non esiste più forse, era un farmaco antidepressivo, credo. Allora dico sempre, per noi cristiani il Tabor, come il Tabor, non va preso sempre. Nel senso che bisogna scendere dal Tabor e andare alla città. Il fatto di dire facciamo tre tende, un po' Pietro, furbetto, diceva è così bello star qui. No, non lo sto per l'occhio. Noi quattro che siamo rimasti. Il mondo non ci capisce. Stiamo qua, cheek to cheek con Gesù. Via dal tavolo. Fuori. Noi veniamo qui per incontrare il Signore e poi andare a restare. Eccetera, eccetera, eccetera. Cosa facciamo adesso? Un minuto di silenzio. In cui ciascuno di noi porta a casa una delle tante cose che vi ho detto in questi 50 minuti. Una, non due. E la porta del cuore. Poi concluderemo con la preghiera e la benedizione. Signore, in questa Quaresima portaci con te sul tavolo. I nostri occhi possano vedere attraverso la nostra anima la tua bellezza, che tu sei il Cristo, riconosciuto e confermato da Mosè e Elia, la legge e i profeti. Donaci, ti preghiamo, di essere talmente intrisi dalla tua bellezza da poter scendere e affrontare la quotidianità e anche il Golgota. Donaci, ti preghiamo, nella preghiera di ascoltare solo te e di non vedere più se non te solo nella nostra vita. Converti i nostri cuori, Signore, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Cantiamo.
chiudiamo con una benedizione finale. Benedizione significa dire bene, quindi nella benedizione c'è una concessione di spazio che ci facciamo a vicenda, di bene per gli altri, di bellezza per ciascuno di noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Grazie di essere venuti, grazie in particolare a Paolo Curtaz, il coro che ci ha sostenuto. Buona Quaresima e buona Pasqua quando sarà. Arrivederci. Ringrazio ancora tutti voi. Qualcuno mi ha chiesto, io porto sempre qualche libro se qualcuno vuole, non sono che a vendere libri, ma soprattutto se volete prendete questa cartolina, ci sono io molto giovane, perché ho deciso di candidarmi alle elezioni presidenziali americane 2020, ma scherzo. No, semplicemente ci sono tutti i miei riferimenti dei social, dei siti e tutto. E a volte può essere interessante mantenerlo in contatto con anche un'applicazione. Se non conoscete il significato della parola applicazione, non prendetelo. Grazie e buon cammino a tutti, buona vita. Grazie ancora.